bentornati in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere come lavare i pennelli da trucco in meno di 20 secondi. E no, non è una collaborazione, ma mi è arrivato uno di quei pacchettini dell'ultimo ordine di Wish che vi avevo detto di aver fatto appunto nell'ultimo video dedicato, ed è già arrivato e quindi qui dentro c'è una cosina appunto che serve per lavare i pennelli, e si dice appunto si riescono a lavare in 20 secondi, quindi io lo metterei subito alla prova. Il pacchettino è arrivato molto ben impacchettato e niente, qui dentro c'è il make up brush cleaner and dryer, quindi tecnicamente questo prodotto serve sia non solo ad asciugare non solo a lavarlo ma anche ad asciugarlo il pennello in 20 secondi, e quindi se fosse vero sarebbe davvero un oggetto rivoluzionario per quanto mi riguarda, perché mi dimentico sempre di lavare i pennelli e quando lì mi servono mi rendo conto che sono sporchi, ma se mi servono non posso lavarli perché poi non si asciugano, insomma, non so se avete capito. E questa qui è la busta di bolle con la quale è stato incartato tutto il pacchetto ed è molto spessa, molto grossa. Infatti il pacco è arrivato completamente intatto e soprattutto alla velocità della luce, perché ho fatto l'ordine circa 10 giorni fa e il pacco è già arrivato. Sapete che per Wish le attese sono lunghissime, almeno un paio di mesi. Ora andiamo ad aprire anche la scatolina, se volete vi mostro la parte frontale dove appunto mostra sia l'oggetto che descrive un po', insomma, quello che c'è all'interno. Dice che lava i pennelli appunto in 20 secondi e questa è la nuova versione, quindi tecnicamente è una versione aggiornata. Da questo lato mostra tutto il contenuto della scatola, e mentre nell'ultimo lato c'è il disegno di istruzioni. Io mi leggo le istruzioni e poi torno a mostrarvi insomma come si usa. Prima però ricordatevi di lasciare un mi piace al video, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per rimanere aggiornati ed essere avvisati ogni volta che carico un video nel canale. E niente, andiamo a vedere come funziona. Dunque, ho letto le istruzioni e quindi andiamo a vedere come si utilizza questo oggetto. Allora, questa è la ciotolina, questo è un coperchio che va utilizzato in questo modo all'interno della ciotolina in modo che non schizzi l'acqua fuori, quindi lo vado ad inserire. Ok, adesso è incastrato quindi non si toglie più. Questo qui, questa specie di cuoricino con le punte, ho scoperto che non è altro che il portagommini. Questo è appunto il motorino. Allora, adesso si procede in questo modo, quindi prendo la ciotolina. Poi bisogna versare un po' di detergente, io utilizzo questo qui delicato, ma ovviamente si può utilizzare anche quello specifico per i pennelli. E poi si riempie con l'acqua. In realtà non c'è un riferimento per quanto riguarda l'acqua, ma guardando i disegni della scatola si vede che l'acqua supera di circa mezzo centimetro il bordo nero. Quindi io verso. Ecco, credo che così dovrebbe bastare. Scelgo uno di questi gommini in base al pennello che devo lavare. Utilizziamo questo e cerchiamo il gommino adatto. E dovrebbe essere questo qua. Ok, vado ad inserire ora il gommino al motorino. Ok, proviamo. Adesso dicono di inserire il pennello sull'acqua, quindi inzupparlo di acqua, e dopodiché avviare il motorino. A me non dà molta sicurezza, nel senso che è molto traballante la parte qua alta del gommino, forse dovrebbe essere inserito più in su.
forse ho sbagliato la misura del gommino, non lo so. E poi si fa partire, sempre tenendo il pennello sul fondo della ciotola. Guardando il colore dell'acqua direi che si sta pulendo e quindi dovrei contare fino a 10. E poi dovrei alzare il pennello e fare in modo che si asciughi praticamente. Tenerlo in alto, non, senza farlo toccare l'acqua praticamente, e anche qui dovrei aspettare 10 secondi. Dunque, alzandolo dalla ciotola, il pennello resta così, ma secondo me ho messo troppo sapone e comunque non ho aspettato 10 secondi perché si asciugasse, anche se devo dire che è comunque quasi completamente asciutto, quindi direi che il risultato mi piace. Sì, ho messo troppo sapone senza dubbio, e però il risultato è buono. Io adesso spero che questa energia centrifuga non mi distrugga tutti i pennelli. Proviamo con un altro pennello, quindi questo lo tolgo, che nel frattempo è anche già praticamente quasi asciutto, e provo questo pennello più piccolo utilizzando sempre lo stesso gommino e cercando di inserire il pennello questa volta praticamente fino alla punta, e riprovo a lavare nel caso poi cambio l'acqua e il detersivo, perché ne ho messo davvero troppo. Allora, la prima velocità credo che sia quella per il lavaggio e la seconda credo che sia quella per l'asciugatura, appunto. Sembra di montare la panna. Ok, quindi adesso esco e aumento la velocità. Spengo. Ok, questo è il risultato del pennello pulito, che sì, non è pulito perfettamente, ma direi che il 95% è stato pulito. Credo comunque che devo cambiare l'acqua perché c'è davvero troppo detersivo e secondo me rimane tutto attaccato al pennello. Ok, a questo punto non dovrebbe più fare schiuma. Questo non è venuto per niente pulito. Mi sa che stavolta ho messo troppo poco sapone. E anche questo non è perfettamente pulito. Dunque, a questo punto abbiamo un'idea per quanto riguarda questo pulitore di pennelli e direi che mi è piaciuto, ma non del tutto ovviamente, perché non riesce a pulire bene. Felix, vieni qua, scendi, perché ovviamente non riesce a pulire bene i pennelli più piccoli. Io come voto però gli darei un 7 e adesso vi spiego. Direi che l'idea e anche l'oggetto in sé è molto 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 utile e adoro il fatto che lavi i pennelli in pochissimo tempo, e mi piace ancora di più il fatto che li asciughi in pochissimo tempo, che effettivamente è la cosa che mi interessa di più. Quindi il voto è comunque positivo, proprio perché è utile in ogni caso, e
però non è molto alto perché non riesce appunto a pulire i pennelli più piccoli. È anche vero però che i pennelli piccoli sono meno semplici da lavare rispetto a quelli grossi, anche quando viene fatto il lavaggio a mano, appunto. Però comunque si può lavare questi pennelli a mano e poi utilizzare lo spinner per asciugarli, quindi alla fine direi che torna comunque utile anche per i pennelli piccoli. Infatti, come vi dicevo prima, la cosa che mi preme di più è riuscire ad utilizzare immediatamente i pennelli subito dopo lavati, perché non mi prendo mai la briga di lavarli. Mi ricordo di lavarli, però ormai in quel momento mi servono e quindi ancora non lo faccio. E niente, secondo me questo prodotto è comunque promosso, non a pieni voti, ma è promosso lo stesso. Scusatemi per questo video un po' così preso al volo. E niente, con questo è tutto, io spero che il video vi sia tornato utile, prestissimo altri video dedicati agli oggettini di Wish. Ricordatevi di lasciare un mi piace per sostenermi, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. E niente, con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao! Allora, vorrei aggiungere due cose riguardo questo oggetto per la pulizia dei pennelli. Nel frattempo, dopo che ho finito di registrare il video, ho lavato tutti i pennelli che ho, compresi quelli piccoli, e devo dire che sono venuti tutti pulitissimi. Questi erano sporchi di ombretto. Mentre quelli che ho lavato prima insieme a voi avevano uno il correttore e l'altro l'eyeliner in crema, in gel. E quindi credo che sia stato quello il motivo, perché tutti gli altri pennelli sono venuti pulitissimi. Nel frattempo devo anche dire che mentre finivo di filmare il video avevo lasciato quei due pennelli là, che abbiamo pulito prima e che non erano venuti perfettamente puliti, all'interno del liquido, della ciotolina con il liquido, e quando sono tornata per sistemare, per pulire gli altri pennelli, gli ho dato un'altra passata con lo spinner, appunto, li ho lavati un'altra volta e sono venuti perfetti anche quelli. Quindi alla fine funziona anche con i pennelli piccoli. L'unico pennello con la quale non sono riuscita a fare nulla e che ancora non ho lavato è questo qua, doppio. E quindi alla fine la macchinetta funziona benissimo. L'unico problema, appunto, l'ho avuto con quei due pennelli lì, gli unici due che ho provato insieme a voi, tra l'altro, e credo dipenda proprio dal fatto che comunque avevano del make-up un po' più potente, un po' più resistente rispetto a tutti gli altri pennelli. Un'altra cosa che vorrei aggiungere è che la prima velocità, quindi quella più lenta, che io ho utilizzato per lavare quasi tutti i pennelli, su un paio di pennelli non funzionava, non girava bene. Adesso non so se perché ho già scaricato le batterie, ma non credo, o proprio perché il pennello aveva una forma tale da non riuscire ad essere lavato con quella velocità lì, ma non ho avuto grossi problemi perché semplicemente ho utilizzato la velocità 2 sia per lavarlo che per asciugarlo. E niente, questa volta è davvero tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!